DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Barba papà, barba papà, barba papà. Senti, metti barba papà per favore, quella con la musica dei Super Tramboli. Erano The Gym Class Heroes, Cupid's Chokehold. Radio DJ, prima ho detto che avremmo parlato delle celebrazioni riguardanti un grande disco, e il disco in questione è quello famoso che si intitola... Ho le voci su una spalla. Eh beh, d'altronde lo stereo dei Beatles, lo stereo degli anni 60. Cos'è che diceva Franco Russo prima? Chi è che ha inserito questa canzone in questo modo nella Dalet? Sì, perché la canzone inizia con dei piccoli applausi. Vuoi farla sentire se ce l'hai lì? Ecco, come inizia? Vabbè, no, ma è molto bello, no? La canzone inizia in questa maniera, che per radio non va bene, sentite. Sì, certo. Una banda che si prepara. No? Certo, aspetta. Accordi. Aspetta. E poi esatto. Una buona radio l'avrebbe ripulita, ma in questo caso chi si prende l'incarico di tagliare i Beatles? Cioè, tagli i Beatles, non è che tagli Tupac, capito? Allora, cosa c'è con Tupac? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, cioè la band dei cuori solitari del sergente Pepe. Il suo nome originale era Pepe, poi tramutato in Pepper. Che era un gruppo che esisteva davvero e che Paul McCartney ha visto esibirsi in un concertino in un piccolo locale alle porte di Los Angeles. Sì. Mentre era in giro insieme a un suo amico Paul McCartney, il signor Neil Aspinall, colui che sarebbe diventato l'amministratore delegato della Apple 20 anni dopo. Ma della Apple Dischi? Casa discografica. Della Apple Dischi. Quindi la banda, cioè era un gruppo. Allora, Paul McCartney era in California, era in vacanza e ha visto un concerto in una serata in un piccolo posto di questo gruppo che si chiamava appunto la banda dei cuori solitari di Sergente Pepe. Pepe, esatto. Ha detto, bella questa storia qua, quasi quasi facciamo un disco, non come Beatles, Ma come con un altro nome, facciamo finta che non siamo noi. Certo, come Lucio Dalla, quando venne nell'ufficio di Linus, quello con le pareti, con la finestra, con lo stucco, e disse... Linus, ho fatto un disco. Mi voglio chiamare Domenico Sputo. Sì, bravo, era Domenico Sputo. Domenico Sputo, che io trovo sia un nome meraviglioso. Ma anche Bennato ha fatto un disco, più di uno forse. Gio Sarnataro. Mentre invece Gio Temerario era Ron. Anche Prince, allora. Prince, per motivi contrattuali. Sì. Parentesi, perché stiamo parlando di Sgt. Pepper? Perché oggi è uscito, anzi ieri è uscito il numero nuovo di Max, questo mensile di... attualità e spettacoli con la spettacolare Heidi Klum in copertina, che dedica appunto un lunghissimo inserto ai 40 anni di questo disco. Sgt. Pepper dei Beatles, a giugno in verità, il disco è uscito un po' più avanti, compirà 40 anni ed è del 67 come te. Che bello, che meraviglia. Sei coetaneo del Sgt. Pepper. Sono molto orgoglioso. Sgt. Pepper. Molto orgoglioso. E allora appunto tutti quanti che ne parlano, perché viene considerato unanimemente una pietra miliare, insomma, no? Perché secondo te, Mario? Il tuttologo. Sono venuto qui soltanto perché ho visto tutte le interviste sui giornali oggi e tutti dicono, ah sì, me lo ricordo quando comprai, quando l'ho comprato, quando li ho visti. Io solo c'ero, avevo 3 anni, basta. Io ne avevo 10, ma ovviamente non ero ancora in grado di... No, te lo faccio io la domanda. Scusa, sei tu il DJ? No, io sono fra quelli che vengono, diciamo... Perché è un concept album. Io vengo interpellato all'interno... Perché Sgt. Pepper è un disco unico? Per questa cosa del concept album, anche se secondo me, lo dico, ma veramente mi assumo la responsabilità, è un disco sopravvalutato. Cioè, sia i Beatles che molti altri hanno fatto dischi più belli, cioè contenenti più canzoni importanti. La cosa vera e importante di questo disco poi alla fine rimane la copertina, e rimane l'idea che un gruppo in quel momento in vetta alle classifiche, che poteva fare qualunque cosa, per un istante abbia accarezzato l'idea di fare un disco senza chiamarsi Beatles, di negare la sua identità. In realtà poi questo concetto le concept album si è perso abbondantemente per strada, perché ognuno dei quattro c'è stato un periodo? No, volevo aprire una parentesi. Perché ognuno dei quattro ha voluto mettere dentro comunque delle canzoni che aveva già pronte. Questo disco qua? Esatto, non c'è un'idea filante di canzoni che fossero tutte quante ispirate al Sergente Pepe. Sì. Ce ne sono molte che, col Sergente Pepe, non c'entrano un cazzo, ma erano già pronte e hanno voluto mettercele. Detta così come detta un po' la novella 2000, dato che questo è un album che avrebbe avuto bisogno di una unità tra i quattro fortisti, ma avevano appena cominciato a litigare. Perché era già subentrata la nippona che il gruppo scompiglia. E forse era lì in zona, se non c'era ancora stava arrivando. I concept album poi li hanno fatti tanti altri, hanno raccolto l'eredità, i Genesis, Queen, e basta. I Pink Floyd
Ma no, non, so non lo so, vabbè, ma questo è un altro discorso. Stiamo parlando di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Certo. La cosa che rimane più bella appunto di questo disco è la copertina. Peraltro appunto su Max c'è una versione della copertina rivisitata da Jovanotti, che ovviamente ha rimpiazzato le decine di facce che stavano intorno ai Beatles con decine di facce contemporanee. C'è Bin Laden, c'è Bush, c'è la pecora Dolly, c'è Pippo Baudo, c'è anche Bonolis, c'è Bonolis, c'è Uma Thurman, c'è di tutto. Invece in quel tempo, in quegli anni, c'erano personaggi che magari i nostri ascoltatori, che sono più giovani, neanche conoscono. Attrici tipo Mae West, che è un'attrice bionda famosissima nell'epopea del cinema, l'ispiratrice più o meno del personaggio di Jessica Rabbit. Bravo. Se era bionda, molto era rossa, molto formosa, molto spiritosa. Famosa per la battuta? Hai una sei contento di vedermi? Di Coca-Cola in tasca? No, sei contento di vedermi o hai una pistola nei pantaloni? Una pistola o una bottiglia di Coca-Cola, a seconda delle versioni. Però, poi c'erano, non so, alcuni poeti, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Jung, lo psicologo. Lo psicologo, c'era Fred Astaire, l'elenco è veramente interminabile. C'è Bob Dylan, c'è Marilyn Monroe, Stanley Ollio, c'erano i manichini usati dalle parrucchiere per le parrucche appunto di scena, hanno messo anche dei manichini. Ci sono le versioni di cera dei quattro Beatles, c'era Sri Paramahansa Yanaganda, che lì era il periodo era un guru, insomma. C'era Tyrone Power, ma non c'era ancora la figlia Romina che Power. Forse era già nata, anzi sicuramente era già nata, ma non era ancora così famosa. C'era David Livingstone, I suppose yes, il famoso missionario esploratore. C'era Johnny Weissmuller, tu mi insegni. Niente, il nuotatore, attore, no? Tarzan. Lei che lo sai. Certo, c'è scritto su Imeractor, come non lo posso sapere. E poi c'è anche Sir Alistair Crowley, di cui ci parlerà invece Stefano Monticelli. Ma no, l'ho trovato per caso, è stato uno degli esponenti del satanismo c'era più autorevole. Hitler, se non ricordo male. No? C'era anche? Sì. Hitler? Sì. E invece questo è questo Sir... è stato uno dei Sir... Alistair Crowley, l'inventore del satanismo moderno. Sì, uno degli esponenti più autorevoli. Mm-hmm, di ma... cui tu sei un seguace? No, assolutamente. Ma anche Lenny Bruce, che era il Luttazzi di quei tempi. Sì, certo. Un comico famoso in quegli anni. No, stavo dicendo delle canzoni, poi ne mettiamo magari una. Non è che ce ne siano così tante così famose. Forse io conosco Sgt. Pepper. Sgt. Pepper è famosa. Poi c'era With a Little Help from My Friend. Ah sì, che è subito dopo Sgt. Pepper. Esattamente. Attaccata, molto c'era bella. C'era Lucy in the Sky with Diamond. Che belle, sono belle la comunque. Famosa When I'm 64, di cui abbiamo parlato Paul McCartney ha compiuto 64 anni. E poi c'è questa, che secondo me è una delle due o tre canzoni più belle dei Beatles in assoluto, e si chiama A Day in the Life. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.